Ancora ciao a tutti ragazzi e ragazze, io sono Jonathan, benvenuti in un nuovo video e ben ritornati nella vita di noi con voi con te, benvenuti in questo nuovo video. Questo video è per gli youtuber. Allora, signori youtuber, ecco un test per scoprire se avete un fan o una fan falsa. Allora, se alcuni fan vi chiamano per venire in esplorazione con voi, youtuber, o per giocare con voi, youtuber, fategli un sacco di domande e, dei video e se il fan o la fan dice che non sa niente di nemmeno un video, significa che lei non è una vostra fan, che non vi segue, che non è uno dei vostri fan, non vi segue e che quindi è falsa. Buona fortuna, ok? Quindi spero che questo video avrà un tipo un sacco di mi piace e visualizzazioni. Perché è la vita, cioè no, lo sai, per il test di scoprire se avete degli amici o fan falsi, ecco qua. Quindi, se il loro, però, si riconosce anche dal colore. Tipo, aspetta, questo disegno l'abbiamo fatto in... Allora, se rispondono con il blu, se il loro colore preferito è il blu, vuol dire che gli segue tantissimo e che gli segue già dalla prima, quando è della prima iscritta o il primo iscritto del canale. E se invece rispondono con il giallo, significa che è il secondo iscritto. Se rispondono invece con il rosa, Ascolto! Se rispondono con il rosa, significa che in realtà la seguivano per tipo tre video. Non lo so. Vabbè, non fate caso. Oh, scusa! Oh! 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 Basta, però danno fastidio. Se rispondono con il rosa. Se rispondono. Basta! Se invece rispondono con il rosa, significa che, che i fan gli seguono gli youtuber tra tipo 10 video dopo, ok? Se invece rispondono con il viola. Ecco il viola. Significa che in realtà gli YouTuber, gli fan li seguono per tipo un anno, ok? Un anno. Se invece rispondono con il blu, significa che li seguono poco, ok? Li seguono poco. Se invece la persona risponde con il rosso, significa che non lo segue quasi mai. Ma invece se tu rispondi con il fottuto nero, 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 significa che non li segue nessuno, cioè non li seguono. Però invece se fa con il verde, significa che la persona riconosciuta è stata seguita tra tipo 3 anni, ok? Almeno una cosa più facile, no. Ok, adesso se risponde con il grigio, ma qui non funziona. Questo è meglio. Perché mamma non li butta i colori? Se non funzionano più. E poi li deve comprare altri. Se non funziona, qui al tappa aperto. Dove cavolo sta? Ah, eccolo, c'è un grigio qua. Se rispondono con il grigio, significa che non lo conosce.
Non lo conosce tipo e non lo segue, ovviamente non lo conosce. Se lo conosce a volte lo può seguire o non lo può seguire, ok? Ecco, ecco il test. Lo rimetto qui il foglio. Ecco qua. Allora, a posto. Mancano meno di 3 giorni alla serie della saga Parapower Rexing al parco dei dinosauri. Adesso li chiamo, eh. Parapauro! Rexing! Parapauro! Rexing! Parapauro! Rexing! Che c'è? Chi vuoi? Noi stiamo recitando! Il vero! Noi stiamo recitando! Che cosa c'è? Volevo domandarvi se state facendo il bel lavoro. Sì! Un ottimo lavoro! Sì! E per conclusione, abbiamo quasi finito la prima stagione! Adesso ci potrà mancare la seconda! E quindi possiamo essere liberi! Sì! No, ora io ho fatto dei video su quella, adesso stanno iniziando la seconda stagione. Io ho fatto già i video, io li ho fatti già. Però li devo mandare su YouTube. Io li devo mandare su YouTube, ovviamente. Ovviamente sono dei video. Vabbè, niente. Vabbè, lo potrete scoprire il 20 giugno, tra meno di 3 giorni, ok? Con dopo c'è anche Ismaele e Gioele. Per chi ci seguisse per la prima volta, dopo c'è mamma, papà, nonna, zia Lina, zio Enzo, zio Silvio, Giavi, Yanira, De Miro, Lucia, aspettatevi qua un attimo. Voi però silenzio, eh? Che state a fare la confessione? Aspetta, dopo c'è anche Erika. Ok, adesso è meglio che finisca il video, meglio che lo chiuda qui, ok? E da nonna, tutto, da Ismaele, da Gioele, da me, Jonathan, ancora ciao a tutti ragazzi e ragazze, fines, the ends.